Maurizio Castellazzi, sta per partire il primo Memorial Maurizio Stella, una gara di ciclismo a cronometro, una gara importante che organizzata dal gruppo Corsa Bike, ha portato un sacco di persone in Maremma, siamo a 82 iscritti. Sì, come ha detto lei, insomma, è la prima volta che organizziamo una gara, diciamo, come gruppo Corsa Bike, in quanto la società è nata a fine del 2015. Quindi ci eravamo prefissi di organizzare una gara, che è questa, e di sponsorizzare altre tre o quattro gare che ci piacevano, insomma, il giro per l'Italia, e che faremo, e quindi abbiamo deciso di organizzare questa prima cronometro, primo Memorial Maurizio Stella, e sinceramente credo sia stato, per essere la prima volta, un successo, perché avere 82 iscritti in un cronometro individuale credo sia un bel risultato. Portare in Maremma e nel nostro territorio, diciamo, tutte queste persone che vengono da svariate parti d'Italia, per esempio c'è iscritti da Carpi, da Roma, dalla provincia di Viterbo, da Lucca, da Viareggio, insomma, senza contare poi delle zone limitrofe qui. E quindi per noi questa è una soddisfazione, è stata una bella organizzazione per arrivare a questo, però ci dà anche una soddisfazione per il risultato ottenuto. Una gara importante che ha portato in Maremma 80 persone, oltre 80 persone da tutto il centro Italia, non solo, è anche una gara importante perché ricorda un personaggio importante, un personaggio che ha fatto del bene al ciclismo nella zona nord della Maremma. Sì, infatti noi quando abbiamo deciso di organizzare una gara, la prima scelta è stata quella di fare intanto un cronometro, che era forse più semplice rispetto a una gran fondo, e nello stesso tempo ci è venuto in mente di dedicare a un appassionato di ciclismo che purtroppo non c'è più, come Maurizio Stella, che noi come azienda, come gruppo Crosa, che poi è il primo sponsor, insomma, diciamo, del gruppo Crosa Bike, abbiamo conosciuto lavorando all'Enel. Lui era responsabile della sicurezza di Enel Green Power, quindi questo ci fa anche molto piacere, perché insomma credo faccia piacere a tutti ricordare una persona e un appassionato di biciclette, insomma, come era lui. Un gruppo Crosa che ha intenzione di investire ancora sul ciclismo è anche una cosa importante per la Maremma, perché la Maremma è terra di ciclismo, è terra di turismo, anche di turismo sportivo. Esatto, noi anche questo è il primo, noi pensiamo già al prossimo anno, insomma, di ripetere l'esperienza, e poi magari vediamo, insomma, non mettiamo limiti, come diciamo là. Abbiamo trovato poi, ecco, devo ringraziare tutti i nostri collaboratori che si sono impegnati per far sì che questa manifestazione riuscisse a questi livelli, e la WISP che ci ha dato una mano, insomma la WISP che di fatto organizza, poi insomma ci ha dato i giudici, insomma, e quindi niente, noi siamo totalmente soddisfatti di questa nostra prima esperienza.